Drammatico incidente durante le prove per la seconda edizione del Sitch Day, la festa a spettacolo in onore di Marco Simoncelli. È morto purtroppo Doriano Romboni. Ha perso il controllo della moto all'uscita da una curva ed è stato investito da un altro pilota, un uomo di 33 anni, mentre era ancora attaccato alla sua moto. Il Sitch Day non sarà sospeso, la decisione è stata presa, sentito il parere dei piloti, della Fondazione Marco Simoncelli e dell'organizzazione stessa per aiutare i tre figli del pilota deceduto. Il Centauro era rimasto coinvolto in un incidente questo pomeriggio sul circuito chiamato il Sagittario di Latina, dove è iniziato il Sitch Supermoto Day 2013 in ricordo di Marco Simoncelli. Il motociclista è deceduto intorno alle ore 17:30 all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era stato trasportato in elicottero, già in condizioni gravissime. Aveva infatti un edema cerebrale e diverse fratture. Aveva partecipato Romboni negli anni 90 ad oltre 100 Gran Premi nel motomondiale nelle categorie 125, 250 e 500, vincendone 11. Il pilota aveva perso il controllo all'uscita di una curva e mentre era ancora aggrappato alla moto è stato purtroppo accidentalmente investito da un altro motociclista. Una notizia tragica, una notizia che avrei preferito non dare, ma che purtroppo sono costretto, visto che questo canale nasce per dare notizie. Mi stringo nel dolore e nel cordoglio e voglio proporre le mie condoglianze alla famiglia di Doriano Romboni. Spero che possa riposare in pace. Grazie a tutti.